Luigina Mortari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole. Grazie. Luigina Mortari, professore ordinario di epistemologia della ricerca qualitativa all'Università degli Studi di Verona, dove dirige il Dipartimento di Scienze Umane. Le sue ricerche hanno per oggetto la filosofia dell'educazione, la filosofia e la pratica della cura, la definizione teorica e l'implementazione dei processi di ricerca qualitativi, la formazione dei docenti e dei professionisti sociali, educativi e sanitari e le politiche formative. Beh, devo dire che con tutte queste definizioni ci sarebbe già materia per una lunga conversazione proprio sui vari aspetti curriculari di Luigina Mortari, però vorrei ritornare proprio a quello che lei insegna giorno dopo giorno. Per chi non conoscesse l'epistemologia della ricerca, in che cosa consiste? Consiste nel capire come realizzare una buona ricerca che sia rigorosa e veramente scientifica nel campo liquido e difficile delle scienze umane, perché l'epistemologia nelle scienze dure, la fisica, la chimica, la biologia ha una tradizione lunghissima ormai secolare, mentre nel campo delle scienze umane è difficile costruire dei metodi rigorosi. Spesso si confonde la ricerca scientifica con la ricerca di opinioni e questo, anziché portare verità, confonde il mondo, confonde la vita delle cose. Spiritualità e politica, il libro che lei ha curato per la casa editrice Vita e Pensiero, che quest'anno compie 100 anni. Due parole molto difficili da fare stare insieme e due parole che sono state analizzate insieme con lei da altri studiosi: Francesca Brezzi, filosofa, e poi Ivo Lizzola, professore di pedagogia, Roberto Mancini, ordinario di filosofia teoretica, Luciano Manicardi, teologo e priore della comunità di Bologna, poi Giuliano Zanchi, teologo. Ecco, in questi argomenti toccati dai vari ospiti di questo libro, Spiritualità e Politica, io vorrei ricondurlo proprio alla prima riga che lei pone in questo libro. L'essere umano è per definizione aristotelica un animale politico, cioè un essere che vive nella polis. Facile a dirsi tutto questo, ma oggi l'animale politico dov'è? Che cos'è? E dove va, se c'è? Abbiamo deciso infatti di lavorare su questo tema in un laboratorio che abbiamo chiamato ANSEIN all'Università di Verona, cioè far fiorire le cose, perché sentiamo in tanti, penso sia un sentimento più che diffuso, l'appassimento della politica, della capacità di fare un lavoro politico reale. La politica è spesso scambiata per un'amministrazione gestionale, proprio un'amministrazione delle cose, della cosa pubblica, senza una visione, senza uno spirito e soprattutto senza un'etica. E quando viene a mancare la capacità di governare con senso etico e con capacità spirituale, non c'è più politica, ma c'è, come dire, un tenere insieme le cose secondo una tempistica breve e secondo una visione spesso illanguidita, ma che manca di un senso vero delle cose. Come tentare di far rinascere la politica? A nostro avviso, il gruppo che abbiamo lavorato insieme, col quale insomma ho lavorato, è importante è formare il pensiero, formare l'anima. Se non c'è formazione ad un modo diverso di intendere lo stare insieme, non ci sarà più neanche la politica. Infatti la prima azione che fanno i regimi totalitari cos'è? Togliere il pensiero e far morire la formazione, l'educazione vera. Si passa a togliere la libertà in poco tempo, a restringere il campo dell'analisi dei problemi, a togliere il momento dell'educazione e ridurre tutto a distruzione. E in questo modo viene meno la capacità di pensare da sé, che è stato quel concetto così importante che ci ha lessato l'illuminismo. In particolare Lessing, quando dice appunto il compito della filosofia, il compito della formazione del cittadino è quello di seminare, no, dei fermenta cognizioni, cioè dei pensieri che aiutino la mente di ciascuno a pensare a partire da sé. E venendo a mancare questo, viene a mancare la capacità di fare politica. D'altra parte c'è una tendenza nel nostro tempo a una visione scientista delle cose. Tutto quello che conta è qualche cosa che deve avere a che fare con la scienza, e tutto quello che non è scientifico non consente di avere competenza, ma ci sono degli spazi della vita umana che si sottraggono a una dimensione scientifica, che sono appunto l'educazione, la cura e la politica.
e di cosa ha bisogno la politica, secondo noi, appunto, di una, un nuovo modo di concepire la formazione della mente. Per questo abbiamo avvicinato la parola politica con la parola spiritualità, e questi due concetti sembrano un azzardo, no, messo insieme, soprattutto nel nostro tempo. E da dove viene però questo azzardo? È dal riscoprire, dall'andare a rifrequentare i classici, cioè la radice del nostro pensiero, della nostra cultura, che a nostro avviso sono è la cultura greca, da cui nasce la nostra filosofia, da cui nasce il concetto di democrazia. E proprio là si trova, andando a rileggere i testi di Platone e i testi di Aristotele, un concetto della politica come cura dell'anima. Sembra strana questa definizione, quanto di più lontano dalla dimensione della vita pubblica, ma non c'è capacità di gestire la vita pubblica se, come dice Socrate, non c'è la capacità di aver cura di sé, cioè di aver cura del senso delle cose buone e giuste da fare. È qualcosa che si coltiva nello spazio dell'anima. E allora qui incontriamo, Luigina Mortari, incontriamo la parola spiritualità. Se dobbiamo avere cura dell'anima, incontriamo il terreno della spiritualità. Però il terreno della spiritualità, lei ricorda che spesse volte la spiritualità resta chiuso nel recinto della vita privata, mentre l'azione che lei insieme con gli altri intellettuali presenti in questo saggio spiritualità e politica ci danno il modo di comprendere che la spiritualità invece deve essere una cosa sì privata, ma anche come eredità per portare nel pubblico, per portare nella politica. Così la politica ha un respiro dell'anima, e quindi veniamo, se ho ben compreso, a quello che lei diceva poco fa, secondo il pensiero aristotelico, che la politica è anche cura dell'anima. Sì, e a questo punto però bisogna intendersi, no, che cosa si intende per cura dell'anima. Ho avuto molta difficoltà in un primo momento a legittimare questo termine dentro un contesto di riflessione politica, perché la parola anima ha a che fare da sempre con la dimensione privata, no? È termine della religione anziché della politica. Ma riprendendo questo concetto, sempre alla luce, no, del pensiero greco, l'anima e lo spirito, è il luogo mentale, se così si può parlare, dove noi coltiviamo il nostro essere, coltiviamo la passione e la trascendenza, dove coltiviamo il desiderio delle cose buone, delle cose che contano. E c'è un passaggio nel Fedro, sul quale ritorno più volte, dove Platone dice che la cosa più importante sulla quale noi dobbiamo fermare il nostro pensiero, la nostra riflessione, è la ricerca delle cose, così lui le chiama, degne d'amore. Le cose degne d'amore sono le cose che hanno valore per l'esistenza, e le cose che hanno valore per l'esistenza sono oggetto dell'anima, cioè di quel pensiero che tende alla trascendenza e che sta vicino alle cose essenziali. E quali sono le cose degne d'amore? Sono le domande che dovrebbero orientare qualsiasi decisione nella vita privata e nella vita pubblica. Che cos'è il bene? E quindi che cos'è il male? Che cos'è il giusto? Che cos'è l'ingiusto? E che cosa è il bello e che cosa è il brutto? Ecco, farsi domande su queste questioni che sono state dimenticate perché considerate delle questioni povere, senza la capacità di vedere quanto sono fondamentali per coltivare la comunità umana, ecco, ritornare col pensiero su queste questioni è la condizione essenziale per coltivare la vita spirituale, quindi coltivare la vita dell'anima. E senza questa vita non c'è neppure politica. La domanda fondamentale che dovremmo rimettere al centro dell'attenzione è una domanda che anche l'etica e quindi la filosofia morale a volte trascurato perché, insomma, scivolosa, che è la domanda sul bene: che cos'è il bene? Se non torniamo a questa domanda fondamentale, non troviamo i criteri di fondo per mettere ordine nelle azioni e nelle decisioni della politica di tutti i giorni. Perché se non c'è un domandarsi sulle questioni fondamentali, non si trovano i principi per creare, come dire, prima di quella che è la carta costituzionale, la carta delle questioni essenziali e dei principi sui quali decidere, in base ai quali decidere la vita di tutti i giorni. Luigina Mortari, lei però sì, pone di fronte a noi una parola importante, cioè l'etica del bene. Però nella politica non è forse necessario fare un passo avanti, perché sì, l'etica del bene, ma dobbiamo aggiungere un'altra parola in questo contesto, forse l'etica del bene comune, perché la politica è anche questo. Certo,
Certo, infatti quando si parla della politica come cura dell'anima e si pensa alla politica come la capacità di vivere insieme con gli altri, il bene necessariamente viene declinato come bene comune. Non c'è cura della comunità se non c'è un'idea del bene come qualche cosa dentro il quale tutti si riconoscono. Ecco perché diamo così spazio alla coltivazione del pensiero inteso come mente allargata alla maniera di Kant, cioè la capacità di confrontarsi su cosa è bene per tutti, in modo che tutti trovino lo spazio per coltivare la loro esistenza. La politica muore ogni volta che qualcuno cerca di imporre il suo concetto di cosa è bene per gli altri e non cerca di trovare quella terza posizione in cui tutti si riconoscono. Questo è il difficile, no, della vita politica, che è la capacità di dialogo vero, che non è la capacità di negoziazione. Oggi imperano parole come appunto negoziazione, no, gestione dei conflitti, certo, cose tutte giuste, ma queste sono, come dire, una base minima del lavoro della politica. La capacità alta è la capacità di costruire un paesaggio di idee, un orizzonte dentro il quale tutti ci possiamo trovare. Questo richiede tempi lunghi, richiede i tempi come sono stati quelli della nascita, appunto, abbiamo citata prima, della nostra carta costituzionale. Ritiene secondo lei, mi scusi se interrompo, Gino Mortari, che questi tempi lunghi siano anche tempi che siano più adatti ai visionari? Perché l'immaginazione, questo termine così forse non più di moda, l'immaginazione era in uso 50 anni fa, nel 68, ma l'immaginazione, l'essere visionari, forse è un passaggio possibile verso quello che lei citava poco fa? Sì, è possibile, bisogna solo volerlo. Bisogna tornare appunto alla capacità di immaginazione intesa, e su questo ci dà un'indicazione Simone Weil, non l'immaginazione che è fuga dal reale, ma, no, ma l'immaginazione come invenzione di mondi possibili e che siano attualizzabili, quindi in un'utopia concreta, è qualcosa sulla quale dovremmo esercitarsi continuamente. Molti hanno paura dei tempi lunghi perché la realizzazione delle opere che tengono insieme una comunità spesso richiede dei tempi brevi, soprattutto in situazioni emergenziali, ma non c'è un buon agire del tempo breve se non c'è un'immaginazione del tempo lungo dentro il quale situare le nostre progettualità. E torno a dire che questo è compito della formazione e dell'educazione, non tenere la mente dei cittadini, dei giovani cittadini, di quelli che poi dovranno abitare lo spazio e il tempo, tenerli dentro una immaginazione ristretta, di breve periodo, di raggio corto, ma avere la capacità nei contesti formativi di coltivare questo pensiero, che fa paura, in genere fa paura a chi interpreta la politica come controllo, anziché come invenzione di mondi possibili. La politica come controllo è sicuramente quello a cui lei faceva riferimento poco fa a proposito del formare il pensiero, l'anima, e se non c'è questo non c'è politica, perché altrimenti le istituzioni tolgono quella parola importante che è la parola libertà. Introduciamo un'altra parola, una preposizione molto importante in questo contesto tra spiritualità e politica, è la preposizione tra, come spazio pubblico e quello spirituale. È un concetto importante questo, perché tornando al fatto che si diceva poco fa della spiritualità come spesse volte considerato come un terreno intimo, come un terreno privato, e va bene, però la spiritualità dà lo slancio per essere nello spazio politico e dà uno slancio, una caratura sicuramente singolare, perché raggiunge quell'espressione plurale che non è altro che la politica è pluralità, e però deve essere espressa in una maniera molto singolare, e quella parola tra ci viene in aiuto. Sì, mentre lei parlava mi tornava alla mente un testo a cui sono molto cara, che sono i testi di Hannah Arendt, di questa filosofa contemporanea. Lei usa un'espressione per disegnare la qualità ontologica della condizione umana, dice che gli esseri umani sono esseri singolari e plurali allo stesso tempo, e la pluralità è data dal fatto che tutti condividiamo una stessa sostanza, tutti condividiamo una stessa condizione, una stessa qualità ontologica, ma in questa cosa che ci accomuna, in questo tra che ci accomuna, c'è la singolarità di ciascuno, qualcosa di imprevedibile, di assolutamente nuovo,
ed è questa novità che ciascuno porta nel mondo che consente alla comunità umana di inventare sempre cose nuove. La politica che coltiva questo tra è la politica che coltiva la parte comune, in modo che tutti abitiamo insieme un mondo dove tutti ci riconosciamo, ma che in questo tra riesce a coltivare anche la singolarità di ciascuno, a dare lo spazio a questa imprevedibilità che consente l'invenzione del nuovo, no? La tensione di rincorrere la tensione e rispondere alla tensione al trascendente. E questa è la cosa più difficile per la politica, perché progettare uno spazio in cui tutti si ritrovano, ma in cui si possa stare tutti insieme, secondo la propria differenza, secondo la propria unicità, è la cosa più difficile. Perché spesso la politica viene confusa col potere di gestione, che non è il potere di, che quando è interpretato non come potere di fare qualche cosa, ma appunto, come si è detto prima, potere di controllo. Il controllo ha paura del tra, perché nel tra, questa preposizione che lei insomma, giustamente ha sottolineato, è la condizione del dialogo. E nel dialogo fra persone uniche e singolari nasce l'imprevedibile. E l'imprevedibile è qualcosa che può far paura, mentre invece può essere quel pensiero, e qui ricorro forse un po' stranamente un'espressione del Vangelo, che nascere dall'acqua e dallo spirito è qualcosa di liquido, il pensiero vero, quello che nasce nel tra, che non è controllabile e manipolabile da nessuno. Ma la politica è anche rischio continuo, no? Rilke dice che noi siamo essere arrischiati e dare voce al nostro rischio, alla nostra capacità di arrischiare è la capacità di inventare mondi possibili. Oggi siamo in un tempo in cui di fronte a tutti i problemi che abbiamo, prima di tutto quello delle grandi migrazioni, sembra non abbiamo più la fantasia, l'immaginazione e la capacità di pensare nel tra, cioè tra me e gli altri che arrivano, tra me e gli altri diversi che sono qua, la capacità di inventare un mondo in cui tutti possiamo stare dentro una dimensione dialogica. E anche il tempo in cui, non riusciamo a pensare il presente, forse. E anche il tempo in cui non riusciamo nemmeno a guardare in faccia il nostro presente, perché siamo in guerra e le parole sono la guerra attuale. Le parole oggi sono, senza voler essere catastrofici, ma sono svilite del proprio significato. Parlavamo poco fa insieme con Lamberto Maffei per il suo libro Elogio della parola e si sottolineava proprio questo, la mancanza del fuoco della parola, perché la parola è tutto ciò che l'uomo ha e quindi come tale la parola deve essere rispettata. Secondo lei in questo smarrimento della politica c'è anche uno smarrimento della parola, Luigi Namortari? Sicuramente. Mentre lei sviluppava questa riflessione mi è venuto alla mente un testo che mi è caro, quello di Iris Murdoch, che ci ricorda quanto noi in questo tempo presente non solo facciamo un uso non buono della parola, ma abbiamo dimenticato dei concetti importanti. Abbiamo una parola incapace di inventare mondi, ma abbiamo anche una parola incapace di pensare alle questioni essenziali. In un progetto di formazione che stiamo sviluppando in vari contesti delle scuole italiane, noi cerchiamo di lavorare con i bambini sul concetto di virtù. La virtù è una parola dimenticata, ma è la chiave, no, della formazione e soprattutto della formazione politica. E la cosa che ci ha più colpito noi ricercatori di questo gruppo è la capacità dei bambini di stare dentro queste parole che tutti invece abbiamo dimenticato. E quando si dimenticano parole essenziali, concetti chiave, no, della dimensione etica, della dimensione politica, tutto si immiserisce e diventa asfittico. E non c'è solo una parola persa, una parola poco robusta, poco capace di costruire mondi, perché con le parole si costruiscono mondi, ma c'è anche una parola spesso che è distruttiva. La parola dello spazio pubblico non è una parola che immagina, che inventa, che costruisce il dialogo con gli altri, una parola conviviale, direbbe Maria Zambrano, ma a volte è un veleno. E quando la parola viene usata per distruggere, per offendere, per mancare di rispetto all'altro, distrugge dall'inizio qualsiasi spazio della politica. E questa è la parola dei dibattiti a cui si assiste oggi, assolutamente diseducativa, perché toglie e miserisce lo spazio del pensare insieme. Dove la politica oggi vive questa scissione straordinariamente presente che è sotto i nostri occhi e non possiamo non fare a meno di vederlo, cioè la politica che non ha più spazio per l'anima. Sì, proprio.
è una politica che dimentica che il compito fondamentale è quello di coltivare l'anima delle persone, cioè di mettere le persone nelle condizioni di vivere la vita migliore possibile. Questo è il compito della politica. E questo significa mettere ciascuno nelle condizioni di coltivare le proprie possibilità più proprie. Quando parlo di cura, spesso comincio la riflessione ricordando che ciascuno di noi è un essere fragile e vulnerabile, mentre la politica dell'età moderna nasce sull'idea che i cittadini siano esseri liberi, autosufficienti, capaci di autodeterminarsi. Non è così. La nostra condizione è sempre quella di essere in una condizione di fragilità, di vulnerabilità, e lo spazio della politica è quello di far fiorire l'essere, di proteggerlo nei momenti di grande difficoltà e di curare le condizioni che sono segnali di ferite della condizione umana. Se concepiamo la politica in questo modo, allora lo spazio della parola deve essere uno spazio alto, deve essere uno spazio che deve essere senza mezze misure, ispirato dalla capacità di pensare secondo virtù, quindi recuperando parole antiche che abbiamo dimenticato e che sono la condizione essenziale per stare bene con gli altri. Oggi parlare di rispetto, parlare di giustizia, parlare di onestà, anche parlare di mitezza, no? Sembra di richiamare condizioni vetuste che non siano capaci di dare forma alla vita, ma la vita con gli altri ha bisogno di questo, ha bisogno di tutte quelle virtù che consentono poi di stare in dialogo con gli altri e di condividere insieme spazi che sono da inventare tutti i giorni con fatica. Mentre quando usiamo parole distruttive, parole che negano l'identità dell'altro, che negano la sua qualità originale, neghiamo la possibilità di costruire uno spazio comune, e tutti noi abbiamo bisogno di spazi comuni, nessuno è autosufficiente. Tutti, per coltivare lo spazio dell'anima, abbiamo bisogno dell'incontro con l'altro. Anche per questo, no, la spiritualità non è mai un fatto privato, è nella sua dimensione uno spazio pubblico, che è quel pubblico che parte dal tu e dall'io messi insieme. Luigina Mortari, la politica sono i politici? La politica sono i politici e sono i cittadini tutti insieme. Se fossero solo i politici ci sarebbe una delega totale, e questo non funziona. Se fossero solo i cittadini siamo in un ideale di democrazia diffusa, impossibile. La politica ha bisogno di entrambi, quindi ha bisogno di politici che siano formati veramente alla politica, cosa che vedo con grande difficoltà in questo momento, e cittadini responsabili che intendano la politica non solo come la delega del voto, ma come presenza responsabile ogni giorno, che è presenza a compiere atti politici nel quotidiano, ma è presenza anche a stare in una relazione di continuo dialogo con le decisioni politiche prese al centro. Se viene a mancare questa dimensione di dialogo fra chi è nel mondo tutti i giorni a fare la politica del quotidiano e a chi ha la responsabilità, assume la responsabilità della politica come professione, come attività che riempie tutta la giornata, viene a meno lo spazio della politica di tutti i giorni. È pericoloso quando uno Stato viene a mancare della responsabilità di educare i cittadini alla responsabilità politica, perché subito, immediatamente, dà una delega al politico di esercitare la politica come potere, nel senso negativo del termine, e non come potere di fare ciò che è buono per tutti i cittadini. Restando sul significato delle parole, non potendo non farlo, essendo qui in questa trasmissione chiamata per l'appunto Il posto delle parole, nelle parole amiamo inciampare, secondo lei, Luigina Mortari, noi facciamo confusione tra quello che è il significato della parola spiritualità e il significato della parola religione? In genere sì, ed è anche per questo che si fa fatica nel nostro paese, nella nostra cultura, ad utilizzare la parola spiritualità. Nel mondo anglosassone, soprattutto nella cultura nordamericana, che per molti aspetti appare così lontana da una dimensione spirituale, ci sono proprio percorsi destinati, no, a questo tipo di formazione. È difficile darne una definizione netta, chiara, però la tentiamo, no, in poche parole. La religione è
la religione è qualcosa che sta dentro un orientamento ben preciso, quindi ci sono tante religioni diverse. Chi abbraccia una religione abbraccia un modo di pensare alle questioni ontologiche, alle questioni esistenziali di fondo. La dimensione della spiritualità è qualcosa che sta prima, dentro e anche oltre, per certi aspetti, le singole religioni, perché richiama la mente alla necessità di affrontare le questioni di fondo della vita umana, che sono uguali per tutti gli esseri umani, per quella pluralità di cui abbiamo detto prima. Che cosa sono io? Che cosa ci sto a fare nel mondo? In che cosa consiste una vita buona, degna di essere vissuta? Che è la domanda propriamente socratica, no? Che Socrate pone in tutti i dialoghi, ma soprattutto nell'ultimo dialogo, l'Apologia di Socrate, e sono le questioni fondamentali della spiritualità. Sono le questioni che, direbbe Hannah Arendt, sono indecidibili, sono irrispondibili, cioè sono questioni per le quali non c'è mai una risposta definita, come invece accade per le questioni della scienza, e che necessitano di continuamente essere ripensate da capo, dal singolo per dare senso alla sua esistenza, per dare forma alla sua vita, e dalla comunità per trovare un orizzonte dentro il quale significare la progettazione della vita di tutti i giorni. Questa è la spiritualità, e senza lo spazio di coltivare queste domande, che sono le domande irrispondibili, ma sono le domande esistenziali di fondo, non c'è possibilità di coltivare una vita propriamente umana. Ed è per questo che una cultura dovrebbe avere cura dell'educazione spirituale dei suoi cittadini. E la troviamo questa dimensione, questa nota, in un testo poco conosciuto, dagli insegnanti, perché ne devono fare un uso quotidiano, e sono le indicazioni per il curriculum, che è il documento di riferimento per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, forse andrebbe letta a tutti. C'è un richiamo a coltivare nella scuola non solo la dimensione cognitiva, affettiva, la dimensione etica, ma anche quella spirituale delle persone, che appunto questa capacità di pensare le questioni di fondo che sono proprie di noi come esseri mai finiti e chiamati a dare forma alla nostra esistenza ogni giorno. Noi dobbiamo rinunciare a essere qualcosa ed è per noi il solo bene. Questo vale per i politici, vale per gli insegnanti, vale per tutti noi. Questa frase ci coinvolge, che noi dobbiamo rinunciare a essere qualcosa, ma è proprio in quella mancanza, in quella rinuncia, che noi riusciamo ad esprimere socraticamente, se vogliamo, la realtà del bene, la verità. Sì, sembra strano, no? Un'affermazione di questo tipo, rinunciare ad affermarsi, ma perché la vita, la cultura moderna, noi ha insegnato che la nostra esistenza si realizza nella misura in cui noi affermiamo noi stessi, ma un modo essenziale di stare al mondo è, come insegna Maria Zambrano, è quello della passività, del tirarsi fuori, del sottrarsi, del mettere in secondo piano il proprio desiderio quando in gioco c'è un progetto che ci accomuna, c'è qualche cosa che ci accomuna. Il venir meno e il ridimensionare certe tensioni assolutamente egoistiche e autoaffermative non implica una riduzione delle proprie possibilità esistenziali, le proprie possibilità di stare al mondo con gli altri, ma è la condizione per costruire uno spazio condiviso e comune. Si tratta di passare dalla logica appunto affermativa alla logica della condivisione, e questo richiama alla mente anche un altro concetto poco usato in un tempo mercantile e bancario come il nostro, che è il principio della gratuità. Sapere che ha senso fare cose anche dove non c'è un ritorno immediato, calcolabile, mercanteggiabile, ma si sta in una dimensione di gratuità con l'altro. Allora questo saper stare nella mancanza di sé per dare spazio all'altro è la condizione per sperimentare che c'è un modo di essere diverso, che è appunto quello non mercantile. Luigina Mortari, curatrice del saggio edito da Vita e Pensiero, Spiritualità e Politica, con gli interventi di Roberto Mancini, Luciano Manicardi, Francesca Brezzi, Ivo Lizzola e Giuliano Zanchi. Prima di salutarci, Luigina Mortari, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro di McIntyre sui desideri.
McIntyre ha scritto sulla giustizia e recentemente, non molto recente, comunque il 2016, ha cominciato a lavorare su un concetto estraneo per molto tempo alla filosofia etica, che è il concetto di desiderio. E per me è importante perché significa rimettere al centro della nostra riflessione quotidiana, della vita coscienziale, la necessità di pensare ai desideri che muovono la nostra esistenza, per capire in che misura noi ci facciamo prendere da desideri che sono in relazione viva con quelle cose di cui Socrate parla, che sono le cose degne d'amore. Questo mi sembrerebbe un compito così da seguire tutti i giorni, anche se è veramente molto difficile. E certamente la parola desiderio non è estranea alla spiritualità e alla politica, perché ne fa veramente parte integrante del significato antico, contemporaneo, e sicuramente un significato che sarà necessario anche domani, perché tutto muove da questa parola desiderio. Luigina Mortari, grazie del tempo che ci ha dedicato. A voi. Buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata a tutti. Grazie.